Ciao lettori, sono Pachito e sono pronto a suggerirvi un'altra lettura. Oggi parlo di questo libro, Brian Selznick, Il segreto di Houdini, edito da Mondadori. Un libro che mi è piaciuto particolarmente, partendo dal presupposto che adoro come autore Brian Selznick, ma adoro in modo particolare Harry Houdini, considerato da tutti il più grande mago della storia. Parliamo appunto di un prestigiatore, di un attore, ma soprattutto di un grandissimo escapologo che partì dagli Stati Uniti per poi divenire popolare in tutto il mondo. All'interno di questa storia, Selznick dà voce al protagonista, che è un ragazzino di nome Victor, che è appunto in Harry Houdini il proprio idolo e soprattutto il punto di riferimento per una carriera da aspirante mago. Non posso dire troppo perché chiaramente è un libro nel quale lo spoiler è altissimo, dico soltanto che appunto Victor desidera incontrare il suo idolo e chissà se vi riuscirà. Da questo momento in poi devo tacere. Posso parlare però della seconda parte del volume, illustrato tra l'altro dallo stesso Selznick come è avvenuto nei lavori precedenti. Un appendice che mi è piaciuta molto perché vi è innanzitutto una sorta di biografia quasi inedita di Harry Houdini, vi sono tutta una serie di curiosità legate appunto ai suoi esordi, ai suoi trucchi più famosi, al rapporto con la moglie, ma in particolare al rapporto di Harry Houdini con l'aldilà. Inoltre, vi sono una serie di suggerimenti per dei trucchi magici che si possono fare tranquillamente a casa. Vi posso assicurare, ci ho provato anch'io che sono un imbranato totale e ci sono riuscito, quindi sono davvero facili da poter realizzare. Dulcis in fundo, anche una cosa molto interessante, un making of, ovvero l'autore ha spiegato quelle che sono le illustrazioni partendo appunto dalla prima bozza, arrivando poi a quelle che sono le illustrazioni contenute all'interno del volume. Ciò che mi è piaciuto davvero molto è innanzitutto che questa è una storia che parla di sogni, perché appunto Victor è un ragazzino che sogna di diventare un mago e sogna appunto di prendere in qualche modo l'eredità del suo idolo. Nel contempo vi è un omaggio a un grande personaggio della storia, un personaggio appunto come Harry Houdini, che ha fatto sognare milioni di spettatori in tutto il mondo. Quel che ha fatto praticamente in occasione del primo libro con la straordinaria invenzione di Hugo Cabret, probabilmente lo avete letto, se non l'avete letto vi suggerisco di recuperarlo perché è un volume veramente bellissimo, tra l'altro anche in questo caso scritto e illustrato dallo stesso Selznick, nel quale si omaggia Georges Méliès, che è il padre del cinema. Quindi, come potete vedere, nella narrativa di questo autore americano molto prolifico, si torna quasi sempre a parlare di sogni e lo si fa sempre in maniera molto delicata perché è dalla soggettiva di un bambino. Termino qui, invitandovi appunto a recuperare questo libro, ma invitandovi anche a saperne di più su Houdini, anche semplicemente facendo una ricerca su Wikipedia. Vi faccio vedere di nuovo il libro, eccolo qua, Brian Selznick con Il segreto di Houdini. La video recensione termina, ma tranquilli, torniamo presto con un nuovo suggerimento di lettura.